Ciao a tutti e benvenuti al settimo episodio dedicato ad Age of Empires 4, campagna dei Rus. Nello scorso episodio vi avevo lasciati con un bel cliffhanger. Il popolo di Mosca in fuga, la città persa, l'esercito di Dimitri che doveva rallentare l'avanzata mongola sacrificandosi per limitare i danni. In questo episodio vedremo come finisce la storia. Dopodiché andremo avanti. Ci godremo un piccolo documentario che tratta delle maschere da guerra russe e poi faremo un salto temporale in avanti fino al momento in cui Mosca alzerà di nuovo la testa per rivendicare la Repubblica di Novgorod. Le cose si faranno esplosive. Ok ragazzi, la situazione era questa ed era drammatica, si può dire, perché avevamo i mongoli alle porte, non abbiamo praticamente più risorse per fare le picche e arriva questo esercito adesso che è qualcosa di clamorosamente gigante e dobbiamo rispondere perché questi adesso cercheranno di buttarci giù. Guardate che roba! Cioè, in realtà, più che rispondere, dobbiamo mantenere il controllo della città mentre i cittadini fuggono. Ah, fuggono da questa parte, ok. Quindi praticamente io posso dire ai miei soldati di attaccare. Aspettate, ok. Di attaccare tutto ciò che cerca di bloccare questo fiume di rifugiati, di persone in fuga, ok, va bene. Allora, facciamo una cosa, mettiamo tutti gli uomini all'interno. Lasciamo che le mura un pochino blocchino la. Però devi tornare a lavorare. Un pochino blocchino l'avanzata. Ah, però guardate che meraviglia! Avere gli arcieri qui sopra fa un danno incredibile. Perché tirano molto più lontano. No, vabbè, non ci credo. No, ragazzi. Stanno arrivando con il mega. Con Megazord. Allora, le torri gliele dobbiamo buttare giù subito. Subito, tutte le torri. Per quanto riguarda le picche, tutte sulla cavalleria. Perché ovviamente, dove sono gli arcieri? E gli arcieri tutte sulle mura. Le picche contro i cavalli. Ok, va bene. Dobbiamo buttargli giù queste torri. Perché almeno non riescono ad arrivare subito sulle mura. È un casino. È un casino bestiale, ragazzi. Ok, i cittadini sono riusciti a fuggire. Questo è positivo. Questo è positivo, ragazzi. Però l'esercito si è praticamente. Demetrio e i suoi Cioè, si è manterranno la praticamente città, dando il tempo di sacrificato. fuggire ad alcuni cittadini di Mosca. Ma nonostante la loro solida difesa, i rusiani non poterono più resistere e la capitale venne travolta dall'onda. Toktamish Khan saccheggiò la città, portando via le sue ricchezze e Mamma mia. massacrando tutti i moscoviti rimasti. Cioè, Il praticamente questo ci ha principe fatto fare Demetrio uno doveva scenario in cui fuggire, perdiamo. abbandonando la sua casa. Questo è pazzesco. L'indipendenza Dobbiamo rusiana mollare. sarebbe Ma ragazzi, durata ma a questo punto secoli. c'è la vendicata. Cioè, vendetta vera, non finirò in galera come cantava un noto eroe moscovita. Ok, io pensavo che la battaglia sarebbe andata avanti magari con l'arrivo di qualche truppa in più. E per questo ho lasciato l'episodio precedente troncato della fine in realtà. Se adesso dovessi rifarlo, probabilmente lascerei questo pezzetto. Però possiamo iniziare questo episodio con un bel video e poi potremmo fare la prossima campagna, il prossimo scenario. Allora, proviamo a vedere il volto della battaglia. Vediamo di che cosa parla questo video. Tra le file degli eserciti di Mosca e dell'Orda d'Oro c'erano delle creature dall'aspetto bizzarro. Volti grotteschi e sinistri che incutevano terrore nel nemico. Il volto della There's a very battaglia, questa è long bella. history of making helmets with mask visors with human features in the ancient Near East. Moscow was heavily influenced by this metalworking tradition, using the art of embossing to hammer these extraordinary sculptural forms into the steel. Per realizzare queste maschere servivano artigiani molto esperti. Hanzel Posso immaginare, anche perché immaginatevi riprodurre un volto sotto un elmo. Cioè, deve essere resistente ai Il colpi e anche procedimento esteticamente iniziava con fatto un foglio bene. liscio e spesso di Adesso ferro sto battuto. zitto. E
Il martello stira e sagoma la piastra, creando le prime fattezze di un volto. Mentre il metallo viene lavorato, diventa sempre più sottile e facile da forgiare. Anzei marca un punto centrale e un contorno del naso. Questa è l'unica guida che utilizza. Il resto è tutto fatto a occhio. In Western Europe during the late Middle Ages, helmet design was all about function. What shapes are going to form glancing surfaces that make weapons skate and bounce away from the face? Sì, in effetti dare un colpo a una di queste facce. They sacrificed quite a lot of protection infatti. For the sake of extraordinary visual impact. Cioè, questi praticamente usavano una tattica psicologica. Se gli arrivava una mazzata in faccia, si facevano molto male, però impressionavano il nemico. Liberato dalla costrizione della piastra, il naso prende la sua forma caratteristica. In a way, armor is always a mask. It forces the world to see us as we want to be seen. Strong, powerful, indomitable. These Muscovite mask visors are an extraordinary example of that projection of identity. In some cases, they were actually made as portraits in the image of the wearer. Con ogni colpo di martello, il volto assume sempre di più le fattezze umane. La fornace infonde alla maschera la furia del guerriero. When finished, the visor is given a high polish and attached to its helmet with this rotating hinge that allows the visor to be raised and stowed when not in use. But it can always be quickly lowered as soon as danger threatens. Con una tale maschera, un uomo poteva proiettare la sua potenza o nascondere la propria paura. O nascondere la paura. Gli permetteva di essere coraggioso. Cioè, dietro si cagavano addosso, però avevano queste maschere cattivissime. No, bellissima questa cosa, ragazzi. Bellissima. Continuiamo allora con la campagna, a questo punto. Nel secolo successivo all'attacco vendicativo dei mongoli su Mosca, il figlio e il nipote di Demetrio Donskoi si aggrapparono al trono rusiano. Tra vecchie rivalità e fragili alleanze, il pronipote di... Ah, Ivan, inizia Ivan. Iniziò a consolidare il controllo di Mosca. Ragazzi, sta per arrivare Ivan il Terribile. Ma una repubblica indipendente non intendeva cedere a Mosca, il ricco centro commerciale. Allora, chi è appassionato di Europa Universalis 4 sa che la diatriba tra Moscovia e Novgorod è una cosa abbastanza conosciuta. Siamo nel 1478, i moscoviti si sono ripresi, ma la repubblica di Novgorod non li lascia il potere che vorrebbero. La caduta della repubblica di Novgorod. Iniziamo adesso questo scenario. Ok. Inizia. Nel gelido inverno del 1478, Ivan III arrivò alle porte della florida Repubblica di Novgorod, l'ultima provincia. Finalmente, ragazzi, un episodio in cui attacchiamo noi non dobbiamo difenderci. Forze rusiane alleate, Ivan non si sarebbe fermato finché Novgorod non fosse appartenuto alla Moscovia. Prima di tutto doveva conquistare le città periferiche di Cuclino e Solsi, difese da combattenti della resistenza. Ok. Conquista le città periferiche. Va bene. Partiamo praticamente con un esercito microscopico. E abbiamo Cuclino. Ok, vediamo. Wow! No, aspettate, aspettate! Non con la cavalleria in avanti, mannaggia! Santa pazienza. Stavo per caricare con la cavalleria le lance. Cioè, sono veramente un mito. Così va molto meglio. Abbiamo conquistato Cuclino. Oh yeah. Travolse la resistenza a Cuclino e ora avrebbe potuto usare il villaggio per rinforzare il suo esercito. Perfetto. Allora, abbiamo 140, vediamo un po' di fare un paio di casette in più, così possiamo subito potenziare il limite e andiamo in centro cittadino a tirare fuori un po' di abitanti che andranno tutti sul cibo, mentre l'esercito, vabbè, per il momento rimane un po' quello che è, ma lo andiamo a potenziare. Abbiamo le balestre, abbiamo la cavalleria, gli arcieri a cavallo, questi li voglio provare.
Questo li voglio davvero provare, ragazzi. E poi dobbiamo lavorare un po'. Allora, qui c'è già un capanno di caccia, va bene. E poi lavoriamo un po' al legno. Qui c'è un luogo sacro, attenzione. Questa è una cosuccia nuova. Iniziamo a lavorare le pecore, allora. Ok. Allora, cerchiamo di vedere se c'è qualcuno che non sta lavorando. Gruppo 1, avanti. Produzione, esplora le costruzioni alleate vicine a produrre unità e sviluppare tecnologie più velocemente. Questa è la nuova abilità, ragazzi, del nostro leader. Quindi se faccio così adesso mi dovrebbe produrre balestiere più in fretta. Non male, ok. 12 sul cibo, 6 sulla legna. Allora al momento non c'è nessuno, ma i capanni di caccia stanno facendo il loro lavoro. Ok. I loghi istanti forniscono oro quando un amico acquistato sposta un monaco guerriero vicino a uno di questi. Ok. Allora facciamo una cosa. Costruiamo un altro capanno di caccia, magari qui sopra, per avere più oro. E ho dei monaci guerrieri qui dentro. Cavaliere semplice. Monaco guerriero. Yes, sir. Spostiamo l'esercito col monaco per prendere il possesso del luogo santo. Bellissima questa cosa. E iniziamo a ricercare le tecnologie che ci permettono di recuperare il legno più in fretta. Qui ci serve tantissimo oro. Abbiamo un mercato, magari? Questo potrebbe aiutare non poco. Opla! Signori, arrivano, iniziano ad attaccarci. Come sempre la cavalleria deve scendere e mandiamo in avanti soltanto i fanti. Poi la cavalleria va, carica gli arti nemici. Benissimo. Benissimo, ok. A questo punto qui andiamo a costruire un mercato che non vedo. Però posso costruire un monastero e un laboratorio d'assedio. Questa è una bella cosa. Questa è davvero una bella cosa. Ok, le pecore le abbiamo finite. 1, 2, 3, 4, 5. Fattorie, non so perché me le ha fatte qui, ma va bene. Facciamo anche un po' di archi e di balestre sempre. Ok. Presto avremo un lavoratore d'assedio e sicuramente voglio costruire un po' di armi d'assedio. Per... male. Non male. E qui una falegnameria. E vicino alle falegnamerie... Allora, questo adesso è nostro, vero? 102 al minuto, ok. E qui vicino alle falegnamerie mi piacerebbe fare le fortezze che velocizzano le falegnamerie. Questo è il punto. Però mi vanno troppo lontano questi. Ma non ha senso. Ok. Cioè, in realtà non ha senso tenere sta divisione, ma pazienza. Ok, adesso abbiamo... credo abbastanza uomini per tenere una produzione di unità come si deve. E probabilmente adesso attacchiamo, però vorrei attaccare anche con un mangano. Quindi mi serve... troppo oro. Troppo oro. Non posso costruire il mercato, questa è bella. Praticamente stiamo andando avanti un sacco di balestieri, ma a questo punto aspetto. Prendo il mio leader e lo porto qui vicino, tra il centro cittadino e le macchine d'assedio, e do il boost in modo che... Guardate, guardate adesso i balestieri quanto escono velocemente. Per solo 15 secondi, però in questi 15 secondi è una roba fantastica. Cavalleria indietro. Oh, proprio non capiscono, eh. No, perché adesso con i balestieri e le picche davanti devasto un po' tutti. Però niente, ragazzi, non ce la facciamo. Cioè, non facciamo in tempo ad avere le macchine d'assedio, perché ci manca l'oro. Quindi andiamo avanti. Magari riusciamo a conquistare un mercato qui sopra e riusciamo a vendere il cibo in cambio di oro, e quindi riusciamo a fare le macchine d'assedio. Questa è un po' la mia idea. Anche se non so se funzionerà, però intanto ci pensiamo. Le nostre truppe sotto attacco. Attacchiamo il loro arcieri con le nostre balestre. Non si può. Riescono ad attaccare solo loro dall'interno, ma non noi dall'esterno. Quindi
Buttiamo giù queste mura e via. E poi si carica. Adesso vedete che riusciamo a tirare bene. Ottimo. Cosa dobbiamo fare per conquistare? Dobbiamo conquistare il centro cittadino, ok. La cavalleria la tengo sempre un po' isolata. E poi attacchiamo la fanteria con i cavalli, mentre invece gli archi attaccano i loro fanti, che sono tantissimi. E secondo me qui rischiamo grosso. Rischiamo grosso perché, ok, rimangono poche difese, ma ci va di lusso perché abbiamo tantissimi balestrieri. Se no finiva malissimo. Però riusciamo a prendere anche Solzi, dai, forza. Come vanno questi attaccati? Ok, bene, 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 bene. Siamo riusciti a prendere la città di Solzni. E adesso abbiamo quattro persone all'oro. Com'è possibile? Vuol dire che abbiamo una miniera d'oro da qualche parte. Le forze di Ivan conquistarono la seconda città e pianificarono di assicurare a Mosca il controllo di Novgorod. Per conquistare la ricca capitale, l'esercito di Ivan avrebbe dovuto sconfiggere la milizia popolare di Novgorod. Elimina la milizia popolare, d'accordo. I civili si erano armati per difendere le loro terre contro l'invasione moscovita, ma erano poco addestrati. Prendiamo un mangan e portiamolo qua per affrontare una battaglia campale. E se Ivan fosse riuscito a sostenere il suo esercito di professionisti, questi costano troppo. La milizia del popolo di Novgorod non avrebbe rappresentato una grossa. Ragazzi, facciamo quello che mi piace di più, tante tante picche. Prendiamo il nostro generale, portiamo qua. Qui abbiamo tra l'altro anche il fabbro che potrebbe migliorare le nostre unità di, diciamo, la decarbonizzazione, e boom. E con il boost di Ivan adesso la fanteria esce al volo e probabilmente anche la tecnologia è fatta velocemente. Benissimo, benissimo. Mentre Ivan preparava il suo esercito per la battaglia imminente, venne attaccato dalla base della milizia del popolo a Novgorod. Oh, guardate qua. Guardate qua che attaccano. Ah, aspettate che però allora mi conviene sistemare. Mi conviene sistemare le mura perché... maledizione. E dai, che ho sempre la cavalleria in prima linea. Non ci credo. Ok. Mi hanno ammazzato qui un po'. No, 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 il mangalo non me lo devo toccare, per favore. Mi è costato una fucilata. Ok. Vediamo se la gente che non lavora. No, prendiamo questa signora e le diciamo di fare qui le mura. Due palle però. Ok. E adesso questi mi attaccheranno pian piano sempre. Soldato a cavallo, questa è cavalleria semplice. E ne facciamo il più possibile. Mentre qua continuiamo a fare dei mangani che ci serviranno poi contro il nemico. Tipo sto mangano, si lo carico e inizio a sparare. Oh, che belle botte. Che belle botte che tira il mangano qua dietro. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo da vedere. Questa è bellissima da vedere. Un cannone in pratica. No. Non ce la facciamo. Io qui posso, dannazione, cavolo, fare un altro cancello. Ma qui c'è qualche baghettino, secondo me, che non mi piace. Comunque niente, chiudiamo questo cancello e poi lo rifacciamo. È l'unica, è la soluzione migliore. E prendiamo di nuovo il nostro re e lo mettiamo vicino alle barracks e tiriamo fuori altre picche, come se non ci fosse un domani. E potenziamo anche la corazza corpo a corpo con la tecnologia. Vediamo, boom. Che adesso la tecnologia arriva subito e anche la milizia arriva velocemente. Adesso dovremmo avere un altro mangano presto.
Esatto. E il resto delle unità. Quindi con queste picche e questo esercito io provo a salire. Ah, e un'altra cosa. Quando abbiamo finito, dovrei trovare delle foreste. Magari qui faccio un esploratore. Dovrei trovare delle foreste per fare i capanni di caccia, che aiutano incredibilmente la raccolta di oro. Ok, buono. Arriviamo con 15 picche in più e tra l'altro anche potenziate. Quest'uomo diventa gruppo 9, lo mandiamo in giro alla ricerca di risorse. Ok, allora, voi fuori diventerete tutti gruppo 1. Ah, intanto qua abbiamo trovato pecore, tesori, vedete che l'esplorazione fa sempre bene. Occhio. Ragazzi, qua il mangano fa un danno bestiale. Tiriamo con il mangano sulle loro unità da tiro. Scusate il gioco di parole, ma ci siamo capiti. Perché facciamo un danno spaventoso. Una cosa che avrei potuto fare e che non ho fatto è il prete, la chiesa. Penso di averne un'altra, ecco. Cancelliamo questa subito, ritorna qua. Posso cancellarla? Annulla, sì. Perché comunque avremo i monaci guerrieri. E adesso iniziamo a salire. E adesso iniziamo a salire, ragazzi, con questo esercito. E probabilmente nel prossimo episodio vedremo... Tu prendi questa cosa, per favore. È una reliquia, devono prendere i preti, non è un tesoro. Non male. Allora, io volevo dirvi, nel prossimo episodio vedremo la conclusione di questo scenario. Questi però sono tesori. Che caspita. Con tanti lupi. Vai. Ce la facciamo. Occhio qua ai mangani che tirano su queste truppe, tutte unite. Vi prego, fateci sognare. Meraviglioso. Ok, adesso attaccate tutte le porte. Questi attaccano le mura così le buttano giù. Sì. Dai che prendiamo anche questo piccolo villaggio. Avanti. Ah no, aspettate, ci sono ancora altre mura. Miseria, questo è grosso. Che cos'è? La base della milizia. Sapete che forse ho fatto un errore? Ok, iniziamo a fare una ritirata strategica. Facciamo una ritirata strategica qui dentro perché adesso abbiamo i... Abbiamo, guardate, i preti. Stiamo migliorando il livello delle nostre picche. Abbiamo due catapulte, ma dobbiamo rimettere insieme l'esercito prima di attaccare nuovamente, perché altrimenti rischiamo di perdere anche tutto quello che abbiamo speso fino ad ora, il che non mi piace tantissimo. Ci potrebbe stare un'altra unità d'assedio. E potremmo anche adesso andare a prendere questa... dove si trova? C'è una reliquia. Questa reliquia, per poi riportarla alla chiesa. Spero di ricordarmi per il prossimo episodio, ma do già l'ordine di tornare indietro. Io per ora vi ringrazio per essere rimasti con me. Come sempre vi chiedo di lasciare un pollicione in su. E noi ci vediamo nel prossimo episodio in cui si tenta la conquista di Novgorod. Un saluto e a presto.